vietato sbagliare, un comandamento che unisce due squadre, la Juventus e il Catania, i bianconeri per dimenticare Bari e l'eliminazione shock dalla Champions League, i siciliani per abbandonare l'ultimo posto in classifica. Occhio a questo cross, le grottaglie e attenzione, calcio di rigore per il Catania. Cari, rivediamo, traiettoria molto tesa, qui passa adesso, guarda la maglia. La maglia è... Eccolo il fischio di Pierpaoli, Martinez, Catania in vantaggio. Occhio a questa rovesciata, poi prese che fuori gioco. Vediamo la posizione, non lo so, forse leggermente... Un millimetro sì, 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 no, veramente è una questione di centimetri. Pallone dentro, attenzione, Martinez si presenta puntuale all'appuntamento, non trova la porta, non era facile. Prova a farsi spazio, Diego, attenzione, due su di lui, prova a girarli in qualche modo, poi allarga dalle parti di Salihamidžić, arriva anche Cáceres, cross basso, pallone buono, Diego, alto sulla traversa. Motivato col destro, non trova la porta, ancora un'opportunità però per la squadra di Mihajlovic. Salihamidžić cerca Trezeguet, lo trova, buono il pallonetto, sta arrivando Amauri col destro, Andújar, grande occasione per la Juventus, lancio in profondità, attenzione a Salihamidžić, buono il suo aggancio, buono il suo spunto, Salihamidžić ha sfiorato un gol meraviglioso, Hasan Salihamidžić. Tocco morbido di Diego che inventa, Salihamidžić! Hasan Salihamidžić! Il pareggio della Juventus! È stato bravo, già nell'azione precedente aveva fatto vedere come sentiva la posizione all'interno dell'area di rigore avversario, taglio molto lungo alle spalle della difesa del Catania che questa volta non è stata pronta ad assorbire il taglio di Salihamidžić. Subito lancio per lui, Del Piero, sponda, Trezeguet, Andújar a salvare, poi c'è uno scontro molto pericoloso tra Andújar e Trezeguet. Avanzare Giovinco, c'è Del Piero, c'è Trezeguet, Trezeguet, Andújar, salva il Catania. Attenzione a Plasmati, è solo contro Marchisio, il suo aggancio. Prova ad allargare, una gran palla per Izco, 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 in area di rigore Izco, Izco, 2-1, al 42esimo, Mariano Izco, porta in vantaggio il Catania. Contropiede straordinario del Catania, ha rischiato di subire il gol, si è immolato Bellucci, è partita subito la squadra in contropiede, appoggiandosi su Plasmati, che è stato bravo a tenere palla, concentrare su di sé l'attenzione della difesa della Juve e mettere un pallone perfetto per Izco, che sulla destra ha trovato un'autostrada davanti a sé. Diego, zona tiro, tocco morbido dentro, attenzione, contatto in area di rigore, è tutto regolare per Pierpaoli, non c'è più tempo, vittoria storica, il Catania batte la Juventus a Torino, non succedeva dal 1963, terza sconfitta di fila per la Juve, dopo il Bari e il Bayern di Monaco, adesso c'è anche il Catania.